pace a tutti, mi chiamo Giulia, quindi vengo da Napoli, scusate se sono molto molto emozionata. Allora, io vengo da una famiglia cattolica, diciamo che ho sempre frequentato insomma la chiesa, facevo parte di un coro. Poi mi sono sposata, insomma, è andata per benino per un certo periodo. Dopo il parto, diciamo, in un periodo della mia vita precisamente, avevo una sete particolare, che praticamente poi tramite una persona mi ha portata da un prete antiesorcista. Mi ha fatto delle, non so, mi ha parlato in un certo modo che io poi non capivo, ma dopodiché invece di stare bene, la mia vita è peggiorata. Posso dire che ho passato proprio un momento bruttissimo, buio, infatti sono stata ricoverata 12 giorni insomma in una struttura. Non ho fatto niente di grave, però il diavolo mi aveva imbambolata. Sono successe varie cose, però posso dire, grazie a Dio, che sono qua, sono viva per un miracolo. Già la morte, insomma, l'ho superata 3 o 4 volte, anche dopo aver partorito, ho rischiato 2 volte in setticimida, quindi diciamo che già da prima Dio mi ha portato in braccio, mi guardava, perché comunque io ero molto... diciamo, ero molto devota alla Madonna più che Gesù, quindi portavo sempre le rose, sempre, insomma, stavo sempre lì. Poi nel 2014, dimenticavo una cosa molto fondamentale, ero sempre in litigio con mio marito, chiedevo sempre separazione, quindi c'erano, insomma, a casa c'era l'inferno. Poi grazie a Dio nel 2014 è arrivata la mia zia con il pastore Salamone, noi non avevamo contatti, però da lì praticamente siamo stati una giornata insieme, abbiamo parlato del più e del meno. Poi dopo mia zia appunto mi ha contattata con un link, con una scrittura, e abbiamo mantenuto questi rapporti. Piano piano mi diceva qualcosa, insomma, comunque alla fine sono arrivata a credere, so in chi ho creduto, in Cristo. E quindi niente, a giugno poi, che è risalita, mi ha portata in una chiesa evangelica. Infatti io gli dissi: guarda zia, tutto è compiuto, perché volevo andare proprio nella chiesa evangelica a vedere di che cosa si trattava, perché non avevo questo desiderio. E niente, mi ha accompagnata, è venuto proprio mio marito, i miei figli. È stato per me molto emozionante, veramente ho visto la gioia. Io prima avevo sempre un vuoto nel cuore, pur avendo comunque un marito, i figli, una casa, ma nel mio cuore c'era sempre un vuoto. Invece poi ora è pieno, è pieno di Dio, di Gesù. Io ringrazio Dio veramente per come mi ha portata in braccio, mi ha salvata, e per come hanno operato mia zia Anna e il pastore Salamone. Veramente è stato bello, questo, insomma, è stato bellissimo. Comunque io ringrazio Dio, e che Dio ci benedica. Grazie. Pace a tutti, mi chiamo Raffaele, ma tutti mi chiamano Lello, quindi all'anagrafe sono Raffaele, ma sono Lello. Intanto volevo fare un ringraziamento al pastore Palma della comunità gospel di Napoli, di cui noi facciamo parte, che ci ha dato l'opportunità di venire qui in Sicilia a battezzarci. Ringrazio il pastore Salomone, la sua famiglia e tutta la comunità Chiesa Adorare, che ci ha accolto. Già ci sentivamo a distanza, però ci ha accolto nel migliore dei modi. Bellissimo stare qui con voi oggi. Quindi un altro miracolo che si è avverato ancora nella nostra vita. Siamo qui, e quindi è un altro miracolo ancora che andiamo ad aggiungere agli altri che sono successi. Quindi intanto ringrazio tutti, e la mia testimonianza è, come diceva mia moglie, io sono un ex cattolico, tra l'altro leggevo anche dal pulpito in chiesa, quindi ero uno dei prescelti a leggere il Vangelo.
quindi chi più di me era a contatto con la parola, però sinceramente non l'ho mai capita. Quindi io leggevo, ma non riuscivo mai a capire cosa stessi leggendo. Quindi nel 2014 è successo questo che ha detto mia moglie, praticamente ci siamo trovati a contatto con la famiglia del pastore, anche i nostri zii, solo per stare insieme, mangiare così a Natale, niente di che. Però è successo che da lì in poi, nel parlare con loro, nel parlare del più e del meno, ho visto che questa famiglia era talmente gioiosa che io non riuscivo a capire questa gioia dove provenisse questa famiglia, perché era la gioia, la serenità che avevano, non riuscivo a capire. Ma allora mi sono fatto una domanda: ma è possibile che la mia famiglia non può essere come la loro? E allora ho detto: qualcosa avranno in più a noi, bisogna scoprire che cos'è. E questa gioia però per un attimo l'ho accantonata un po', poi dopo per un po' di tempo, insomma, dal 2014 è passato, siamo passati al 2015, siamo rincontrati comunque di nuovo con la famiglia del pastore, ci siamo trovati a casa e quindi chiacchierando quella abbiamo cominciato un po' a assaporare la verità. Quindi abbiamo cominciato a parlare di Gesù e abbiamo visto, ci siamo un po' dati dei punti di vista che allora il pastore diceva: ma bisogna stare con Gesù, bisogna credere in Gesù, bisogna sempre camminare con rettitudine. E allora vedevo che questa strada era stretta, perché avevamo sempre abbracciato la via larga noi, perché la via stretta che parlava il pastore. E una volta mi sono trovato a casa per salutarlo prima che partisse per la Sicilia e stavo parlando con mia cugina Rose, non so se si ricorda, e gli ho detto: ma tuo padre chiede delle cose che sono molto difficili da fare, e diceva: amatevi gli uni agli altri, e accogliete gli altri, state vicino alle persone, aiutatele, e questo è quello che vuole Gesù. Allora io dicevo: ma io sono un militare, molto difficile stare così, nel mio lavoro è molto difficile, però posso dire ad oggi che ci sono riuscito. Il pastore aveva ragione, allora mi sono messo veramente anima e corpo per conoscere la parola e leggerla, studiarla, perché bisogna credere in Gesù, ma bisogna leggere la parola, leggere la Bibbia, capirla, comprenderla, assistere ai culti perché è importante. Non si può stare lì solo aspettando che il Signore faccia tutto, la nostra parte la dobbiamo fare. Quindi la mia testimonianza è questa: io questa gioia che aveva la famiglia Salomone e ce l'ha ancora tutt'oggi e continua a averla per sempre, l'ho vista negli occhi di mia moglie. Questa gioia che vedevo in lei, ho detto: mia moglie è cambiata, c'è qualcosa di strano. E allora siamo andati ad un culto, mia zia Anna mi ha portato a un culto, una chiesa evangelica. Quando sono entrato ho visto che tutti pregavano, tutti cantavano, mi sentivo in un mondo, ho detto: ma sono tutti matti qua, tutti pregano, tutti cantano. Però questo, alla fine mi sono reso conto che ero io quello strano, cioè ero io il diverso in mezzo a un contesto di preghiera. Quindi ho detto: ma vedi che qua funziona, la preghiera funziona. Quindi alla fine sono tornato a casa con quella gioia di dire: ecco, è questo che ha mia moglie ha Dio con lei, ha Dio. E questo amore di Dio che aveva lei, fratelli e sorelle, l'ha trasmesso a me. E il suo miracolo è diventato il mio miracolo. E ovviamente i miei figli a tavola, quando si pregava per loro, ovviamente essendo a nome che i cattolici, o comunque la buona parte dei cattolici, non prega quasi mai a tavola. Noi specialmente, oltre per tradizione andare in chiesa e poi a casa non si è pregato quasi mai, abbiamo cominciato a pregare. Allora i miei figli facevano: ma che sta succedendo a papà? Anche papà sta cominciando a pregare. Quindi da quel momento in poi hanno cominciato a pregare pure loro, e vi posso dire che i miei figli a tutt'oggi, e li ammiro, gli faccio un plauso a loro, perché sono i primi a pregare a tavola oggi, facciamo a turno a pregare, però loro
loro sono la nostra soddisfazione, la nostra gioia. Quindi vi esorto tutti, fratelli e sorelle, a credere nel Signore e a quanti non sono convertiti a credere in Gesù, perché è l'unico che ci allevia dalle sofferenze, da ogni male possibile. C'è rimasto Lui e basta, e nient'altro. Quindi grazie a tutti e che Dio vi benedica. Amen. Gloria a Dio. Il versetto di Isaia che leggeva questo eunuco era Isaia 53. Non so se lo sapete, penso forse diversi di voi lo conoscete, dove dice: disprezzato e abbandonato, uomo di dolore, padre alla quale ciascuno si nasconde la faccia, egli era disprezzato. E non di meno dice che lui si era preso le nostre malattie e anche i nostri peccati. E qua, se c'è qualcuno che ancora vivi con una realtà di malattia o con una realtà di peccato, qualcosa che ti lega, che ti porta a peccare, qua c'è colui che quel profeta diceva, e che lui disse: ma chi parla? E sappiamo chi è quest'uomo che è stato disprezzato, abbandonato dagli uomini. È Gesù Cristo, il figlio del Dio Altissimo. Anche re Davide nel Salmo 22 parla di lui, dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Anche lì, 700 anni prima, se non di più. E dice: mi hanno forato le mani e i piedi. Già era scritto quello che lui doveva passare, doveva essere abbandonato dalla sua famiglia, giovane, doveva essere abbandonato dai suoi cari, da suo padre, da sua madre. In quel momento i suoi fratelli, i suoi discepoli lo hanno abbandonato tutti, che poi così è. Nel momento del bisogno, l'unico che ti trovi sempre chi è? Ed è qui. Lui ha detto: quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono presente. E lui è presente qua. Gesù è presente qua, ancora vuole continuare a salvare, guarire, battezzare. Gli atti della Bibbia non sono finiti. Noi crediamo in un Dio che ancora continua a salvare, liberare. C'è qualcuno che vuole essere guarito? Dio ti sta cercando. Egli ha lasciato il trono della sua gloria per raggiungerti. Tu non sei solo. È scritto che anche se tuo padre e tua madre ti abbandonano, così dice il Signore, io non ti abbandonerò mai. Mai ti abbandonerò. Qualunque sia il motivo, a Dio non gli interessa, perché tu sei il motivo perché lui è morto. Non sono stati i chiodi che lo hanno tenuto sulla croce, è stato il suo amore. E noi, come abbiamo sentito, quando testimoniamo, non possiamo fare a meno di dire il miracolo, che oggi pochi parlano di tante cose, ma sento poco dire questo. Io ero un peccatore. Dove sono queste persone qua? Io ero un peccatore. Ho conosciuto Cristo e Egli mi ha perdonato. Avevo i peccati, Dio mi ha liberato. Dove sono queste testimonianze oggi? No, io sono religioso, a me Dio mi ha fatto questo, mi ha guarito, mi ha dato un bel lavoro, ho una bella famiglia, un bello marito. E i peccati? E i legami? Ancora sei schiavo? In questa sera colui che libera e che scioglie di ogni legame è qui. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Lui ha detto: io sono venuto per liberare. Se c'è qualcuno che vuole essere liberato da qualche catena, da qualche vizio, da qualche depressione, non importa, può avere anche un tumore. Gesù si è preso sul suo corpo tutte le malattie, ha avuto 40 frustate meno una, affinché noi fossimo guariti, e grazie anche ai suoi chiodi possiamo ricevere il perdono dei nostri peccati. Non c'è più nessuna condanna che è in Cristo Gesù. Non vivere ancora sotto la legge, vivi sotto la grazia di Dio. Non vivere sotto le regole, ma vivi sotto l'amore e la paternità. Forse non hai un padre, o tuo padre ti ha abbandonato, io non so chi, un ministro, forse sei una persona che ha una responsabilità e che sei andato ancora, forse in chiesa, ma ancora non hai realizzato Cristo nella tua vita. Cosa aspetti a dare il tuo cuore a Cristo? Non ti accontentare di una religione, nemmeno quella evangelica. Dio ti sta chiamando oggi a dare il tuo cuore. Egli è morto, ma è risorto ed è in mezzo a noi. Alziamoci in piedi. Prima che andiamo a battezzare i nostri fratelli Lele e Giulia, volevo fare un appello. Se c'è qualcuno
che come questo ministro di Candace hai avuto il desiderio, stai leggendo la Bibbia, forse non riesci a comprendere quello che Dio ti vuole dire, sappi che Gesù ti ama, egli ha dato la sua vita per te, egli ha dato la sua giovane vita per te, ti ha tanto amato che anche è morto. Lui non è stato una persona egoista. Abbiamo sentito come una pecora muta davanti a chi lo tosa e gli non ha aperto la bocca. Ha dimostrato un amore vero, non un amore fatto di sesso e soldi, l'amore del denaro, l'amore per il lavoro, per i piaceri. Questi sono solamente i contorni. Dio ha dato la sua vita per te. Lui è lo sposo. Lui è lo sposo che ha dato la sua vita per la sposa che è la Chiesa. Se tu in questa sera vuoi ricevere Cristo nella tua vita come personale salvatore, vuoi essere salvato, vuoi essere perdonato, forse c'è qualcuno che è malato e in questa sera vuole ricevere la guarigione nel suo corpo, io in questa sera ti voglio fare solo un invito a credere in Lui. E se vuoi aprire il tuo cuore, basta anche semplicemente, mentre che tutti hanno gli occhi chinati, come un segno di arresa, come un segno di umiltà, perché Gesù ha compiuto tutto sulla croce. Non devi fare più penitenze, non devi fare più pellegrinaggi, perché Gesù ha pagato, ha detto tutto è compiuto. Lui ha pagato il prezzo del riscatto della tua vita. E se tu oggi gli dici: papà, perdonami, o liberami, o papà, guariscimi, se tu in questa sera gridi a Dio, Lui ti risponde, perché Lui ha delle orecchie, Lui non è una statua, Lui è un Dio che è spirito. Dio ascolta il grido e Dio ha ascoltato il tuo grido in questa sera, sta venendo a raggiungerti nel tuo deserto. Oh, in questa sera apri il tuo cuore, Dio ti vuole raggiungere, ti vuole salvare in questa sera. Devi solamente dire: aiutami Padre, puoi dire solamente: aiuto. Non dovrai fare una fila, non dovrai pagare, perché tutto è stato pagato col sangue di Cristo Gesù, l'unico uomo perfetto in cui Dio si è compiaciuto. E se tu in questa sera vai a Dio attraverso suo figlio, ora ricevi il perdono di tutti i tuoi peccati e te ne andrai a casa in pace. E se sei malato in questa sera, ricevi nel nome di Gesù Cristo la guarigione fisica, sii libero, libera dalla depressione, sii guarita dal tuo male. Qualunque cosa hai detto a Dio in questa sera, attraverso Gesù Cristo, ricevi in questa sera, ricevi in questa sera, tocca il lembo delle sue vesti, abbi solo un po' di fede, alzi i tuoi occhi verso l'alto, perché da Lui ti verrà l'aiuto in questa sera. Se c'è qualcuno, alza le tue mani come segno di arresa verso Dio. Devi solo alzare le mani, una semplice fede, un semplice dire: Padre, sono qui, aiutami. Se c'è qualcuno, alza la tua mano in questa sera e ricevi da parte di Dio, ricevi in questa sera. Mentre stiamo per concludere, io voglio chiudere così. Se c'è qualcuno che vuole essere salvato e vuole ricevere per fede il perdono dei suoi peccati, come ha fatto l'eunuco che disse: che devo fare per essere salvato, cosa mi impedisce? Lui subito fu battezzato nelle acque. Chissà che c'è qualcuno che oggi ha realizzato il perdono dei suoi peccati e quindi vuole adesso completare questa salvezza nel suo cuore attraverso questo battesimo, non perché i tuoi genitori te lo hanno imposto, ma per libera scelta, perché l'amore ti lascia libero di decidere, e lo devi fare col cuore. Se c'è questa sera qualcuno che vuole essere salvato e vuole ricevere il dono più grande che un uomo possa ricevere, più della famiglia, più della guarigione, più della liberazione, vuole ricevere il perdono dei tuoi peccati, quindi il dono della vita eterna, io ti invito a venire qui in questa sera e vogliamo pregare per te. Se vuoi ricevere la vita eterna, perché questo è il dono che Dio ha fatto per te, Gesù è morto affinché tu possa ricevere questo meraviglioso dono per grazia. Se vuoi venire avanti, pregheremo per te. È un semplice invito. Anche noi un giorno abbiamo avuto questo invito, così, nella semplicità.
Non ci è stato facile forse all'inizio a venire avanti perché eravamo forse un po' timidi. Io ti voglio incoraggiare, se non adesso anche dopo. Sai, questo desiderio di conoscere il Signore. Oh, io ti voglio incoraggiare dopo a venire vicino a noi, a parlare con noi, perché Dio vuole completare quest'opera nella tua vita, perché Dio ancora con te non ha finito. Egli non ti vuole dare la morte, ma ti vuole dare la vita. Amen. Amen. Signore, ci benedica. Spirito Santo!